Allora, buongiorno, grazie di essere intervenuti alla presentazione di Giuseppe Agostinone, insomma è il secondo tassello che si va a inserire nel nostro organico, il secondo tassello di gennaio, del mercato di gennaio che si va a inserire nel nostro organico. Sono particolarmente felice perché il ragazzo ha mostrato subito grande entusiasmo quando gli è stata proposta la possibilità di venire a Lecce, e devo ringraziare anche il suo entourage che devo dire che sono persone molto corrette, insomma, sto trovando molta correttezza, non vorrei sembrare troppo buono, però insomma questa correttezza fa molto piacere, e in più volevo dire che insomma, mi vedete poco a me in conferenza, insomma, di solito sono Non parlo quasi mai, però ecco, purtroppo vado contro la mia natura, però insomma, devo per forza di cose presenziare, perché avendo presenziato con Pedro Costa Ferreira, ora mi sembrava anche giusto non fare né figli né figliastri, cioè avere la stessa, insomma, avere lo stesso atteggiamento con tutti. Ma ripeto, sono particolarmente contento perché l'incontro definitivo c'è stato ieri mattina presto a Foggia. Sono andato incontro io a Giuseppe, ma siamo stati rapidissimi. Noi all'ora di poco prima dell'ora di pranzo, a mezzogiorno, eravamo già qui a Lecce, quindi è stata una trattativa non semplicissima, perché comunque Giuseppe era un punto di forza del Piacenza, che come Lecce è una società gloriosa, e per questo volevo anche ringraziare la disponibilità del presidente del Piacenza e della dirigenza. Finisco dando la parola a Giuseppe, alle vostre domande per la presentazione di rito. Grazie. Se avete delle domande per il direttore, continuiamo con il direttore, se no passiamo la parola a Giuseppe. Ma io ho parlato. L'altro giorno ho parlato, quindi insomma, passiamo a Giuseppe. Grazie, certo. Innanzitutto salve a tutti, sono Giuseppe Agostinone e colgo l'occasione di ringraziare la società dell'US Lecce, il direttore sportivo Meluso, il mister Padalino e il suo staff per avermi dato questa grandissima opportunità, sperando di ripagarla al meglio. Lecce è una piazza importantissima, una piazza dove quando sono venuto a giocare contro mi ha sempre affascinato, quindi come ha detto prima il direttore, la chiamata del Lecce ha fatto sì che io accettassi e declinassi le altre offerte, e quindi per quanto riguarda il mio impiego è normale che per puntare a un campionato importante devi avere dei giocatori importanti, e quindi io posso solo assicurare che ci sarà il grandissimo impegno da parte mia. Senti, se ti dovessi descrivere, guardando del tuo lavoro, quali sono le caratteristiche? Beh, io penso che la mia caratteristica principale è la mia umiltà, quella di mettermi a disposizione e adattandomi a qualunque situazione. Poi penso di essere un giocatore all'avanguardia, dove, come ho detto prima, in ogni situazione mi posso adattare, quindi sia a livello offensivo che a livello difensivo posso dire la mia. Lei parla di ruolo in campo? Il mio ruolo in campo è il terzino sinistro. Nel rapporto con i compagni, cioè
Beh, io penso che, vabbè, il mio ruolo è il terzino basso difensivo, a livello difensivo, però nel ruolo dei compagni già ieri ho accarezzato quell'aria importante, è stato un impatto positivo anche perché conosco molto dei miei compagni, dei miei nuovi compagni per averci giocato contro. Il mio ruolo è quello di, come ho detto prima, di mettere a disposizione la mia umiltà, la mia esperienza e far sì che la società possa raggiungere l'obiettivo prefissato. Quel top in più nell'organizzazione? Sì, sicuramente il tocco in più è normale che bisogna darlo come collettivo, perché come lei sa l'unione fa la forza, quindi io sono contento perché, come ho detto prima, al mio arrivo ieri ho trovato subito un gruppo compatto, coeso, e quindi mi agevola il mio ingresso in squadra. Sì. Prego, Mico. Quanto ha inciso la presenza di Padalino nella decisione di venire parte il fascino della società, la squadra competitiva? Beh, ha inciso molto, ma anche, come ha detto lì, la società del Lecce, che la ringrazio di avermi dato questa opportunità, come ho detto, la presenza del DS Meluso e del mister Padalino, che comunque conoscevo ai tempi del Foggia e so la sua idea di calcio, che è un'idea importante, è un'idea che penso a tutti i giocatori piace farla, perché comunque è un'idea all'avanguardia. Prego, Gabriele. Scusate, voglio dire una cosa, per inciso, per inserirmi in questo discorso. Io credo che abbia inciso, perché c'erano altre società che erano su Giuseppe, credo che abbia inciso molto anche il rapporto precedente che aveva Giuseppe con il mister, questo mi sembra doveroso, quindi la felice conclusione di questa trattativa c'è stata anche perché Giuseppe, insomma, ha voluto fortemente il Lecce, anche perché cioè, secondo me avrebbe scelto comunque il Lecce, ma il fatto che ci sia Pasquale Padalino, insomma, sia stato un discorso di garanzia, conosceva già il modo di intendere il calcio del mister, insomma, quindi l'inserimento sarà più veloce, insomma, ci sono state una serie di concause. Penso che la principale sia che il Lecce, come dicevo anche nella conferenza stampa di presentazione di Costa Ferrera, Lecce rappresenta un'opportunità per chiunque, insomma, dicevo l'altra volta, i giocatori importanti ci vengono volentieri a Lecce, perché quando si parla di 9.400 abbonati non è per fare una sgolinata, perché non ne ho bisogno, però insomma è un dato che oggettivamente fa riflettere chiunque. Scusate se mi sono interrotto la domanda. Prego, Gabriele. Trovi un ruolo nella squadra che al primo posto, seppur in divisione con il Matera, che magari anche da Piacenza è seguito, perché comunque la tua città, che idea si è fatto in questo campionato rispetto al grande equilibrio che c'è a questo punto della stagione? Cioè, perché immagino che la scelta di Agostino sia stata anche quella di puntare con un giocatore che unisse l'esperienza con una prospettiva di un anno, che comunque un giocatore esperto con Dario, il valore più da una bella linea, perché poi il campionato anche questo. Sì, io ho seguito molto anche il girone C, nonostante giocassi nel girone A, però io ci ho giocato, diciamo, una vita nel girone C, quindi conosco le piazze e conosco, diciamo, il blasone delle squadre. È un campionato equilibrato dove bisogna, come ha fatto il Lecce fino adesso, bisogna fare benissimo, perché il Lecce è primo in classifica, quindi ha fatto un girone di andata e fino adesso ha fatto benissimo, quindi bisogna continuare su questa onda, sbagliare il meno possibile e cercare di andare
a fare qualcosa in più perché ti permette di raggiungere l'obiettivo prefissato. Un attimo, Carmen, Vittorio. Io volevo chiedere a te che cosa le ha detto ieri Padalino, che cosa pensa lei di Padalino come allenatore? Beh, per me Mister mi ha detto quello che mi diceva sempre a Foggia, cioè di mettere la mia umiltà a disposizione, che è la mia caratteristica principale, e poi di giocare come so fare. Per quanto riguarda il giudizio sul mister, non c'è bisogno che io parli, perché secondo me è un allenatore che può ambire a palcoscenici importanti, sulla strada giusta, oltre che un grandissimo uomo. Quindi, come ho detto al collega precedente, la mia scelta è stata principalmente oltre per la società, per la maglia del Lecce, ma per il mister. Prego, Carmen. Qual è la promessa di Giuseppe Albertinani di posto del Lecce? Se conosceva qualcuno dei nuovi compagni di squadra? Come ho detto prima, conosco molti di loro perché ci ho giocato tanto, quindi già l'impatto di ieri mi ha fatto capire che questo è un gruppo importante con valori importanti per quanto riguarda gli uomini, e poi ai tifosi del Lecce dico di seguirci sempre come avete fatto, e da parte mia ci sarà il massimo impegno, ci darò la maglia al 100%, quindi da questo punto di vista ci sarà un giocatore che farà di tutto per raggiungere l'obiettivo prefissato. Non per entrare nella sua vita privata, però per inquadrare il personaggio importante pure, non lo scrive dopo, è sposato la situazione familiare, verrà per esempio, si trasferirà, perché vivere la vita, no? Della città in cui si gioca è un segnale anche importante. Il settore sportivo mi ha colpito molto quando si presenta e disse: io voglio stare qua, voglio vivere a Lecce per 2 anni, ho chiesto, tutto accettato. No, peggio, ho detto voglio piantare le tende. Io non ho detto, non ho usato quella frase però in particolare per il senso. No, io sono fidanzato, però vivrò da solo, anche perché io sono un ragazzo dove vivo di calcio 24 ore su 24. Il mio primo pensiero al mattino e l'ultimo alla sera è solo il calcio, quindi è la mia vita. Cercherò in tutti i modi di raggiungere i miei obiettivi, e il mio obiettivo attualmente è quello che sognano tutti i tifosi, è la società. Prego, posta la presentazione di un compagno portoghese che ha preceduto nel futuro, ha detto che Menciò a Chiara soffrì un po' la mancanza di una piazza, di un calore, di una passione. Immagino che sia una cosa anche diffusa nel Menciò. Piacenza, è vero che è un passato glorioso, però anche lì c'è una situazione un attimo di stallo da diversi anni. Quanto soffre un giocatore forgiato, motivato nel girone C, passionale, questa differenza proprio di temperatura? Beh, sicuramente i tifosi sono, io lo dico sempre, il 12° uomo in più, quindi giocare con i tifosi sia in casa che in trasferta ti dà quella spinta in più, soprattutto in piazze dove devi raggiungere determinati obiettivi. E questo mi è mancato tanto, anche nonostante mi sono trovato benissimo a Piacenza, dove ringrazio pubblicamente tutta la società. Però, come ho detto prima, il tifo è molto importante anche perché ti permette di dare quel 110% in più. A posto, un'ultima cosa, abbiamo parlato, no? Cioè il Lecce chiaramente punta alla promozione, ci sono altre squadre, è stato già detto, e secondo te da dove arriveranno i maggiori rischi, i maggiori pericoli, da quale di queste tre altre formazioni vorrebbero essere tre? Io penso che la classifica rispetta sempre bene o male
le squadre. Quindi la classifica dice che adesso c'è il Lecce e il Matera al primo e il Stabia e il Foggia secondo, quindi penso che queste quattro squadre se la giocheranno fino alla fine e chi sbaglia meno riuscirà ad ottenere per qualcosa di importante. Però nonostante tutto queste quattro squadre sicuramente al termine del campionato, secondo il mio modesto parere, avranno fatto sempre un campionato importante, perché come abbiamo detto prima c'è grandissimo equilibrio, quindi alla fine una vince, come ho detto speriamo nel migliore dei modi di raggiungere l'obiettivo. Giuseppe, che è stato il tuo modello di calzino mediano che si è ispirato? Beh, io sono cresciuto con il mito di Maldini, quindi anche se Giuseppe è nato come centrocampista, sì. Giuseppe era una mezzala sinistra da ragazzo, poi dopo e chi l'ha lottato a loro? Magari va da lì. Sì, il mister proprio lui? Sì, sì. Ah. Quando era a Foggia giocavamo faceva un po' il quinto, no? Faceva un po' il quinto. Sì, giocavamo 3-4-3. 3-4-3, poi lui comunque attua un'idea di calcio dove si gioca a palla a terra, quindi è più facile per un giocatore evidenziare le proprie caratteristiche, le proprie qualità. E da un buono praticamente hai fatto sempre il terzino, sì, sì. Beh, lui è un calciatore dove se gli arriva la palla ti fa gol, quindi cerco in tutti i modi di innanzitutto fare quello che mi chiede l'allenatore e poi eventualmente, è normale a livello offensivo, questa è una squadra molto propositiva, di essere più decisivo e concreto nel portare a termine quell'obiettivo previsto. Abbiamo un'ultima cosa per quanto riguarda, se hai un sogno nel cassetto? Beh, il sogno del cassetto è quello di far felici i tifosi del Lecce, perché comunque adesso io sono un calciatore del Lecce e cercherò in tutti i modi, come ho detto prima, di raggiungere l'obiettivo prefissato. E quindi salire di categoria con la maglia del Lecce è una cosa importante.